Unlock the most wishes ever this holiday season at FlexShopper.com. Make this year extra merry with up to a $15,000 spending limit. Lease to own brands you love, so you can put your gifts under the tree and pay them off in weekly payments. With over 100,000 items ready to ship from brands like Apple, Sony, and Samsung to LG, Whirlpool, and more. Here's your 2023 holiday shopping guide from FlexShopper.com. For the foodies, shop Ninja, Magic Chef, and KitchenAid. Gamers, get PlayStation bundles, MetaQuest Pro, and even pinball machines to keep it real retro. Stunning gold and diamond jewelry for her or him. For the kids, headphones, tablets, handheld gaming, and rideables. And of course, seasonal decor and furniture for the home. Items are shipped direct to your door, or you can get them even faster with store pickup on select items. The holidays are here, and FlexShopper.com is your one-stop holiday shop. The options are endless, and you get 52 weeks to pay for your product. Unlock more merry today. Choose FlexShopper.com. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at PREGOnline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Stai per ascoltare Review, programma di attualità registrato in diretta, in onda su Parole di Vita. Un caloroso benvenuto questa mattina ad una nuova puntata di Review qui sul vostro canale Parole di Vita. È un grande piacere iniziare questa nuova diretta, questa nuova puntata insieme in vostra compagnia, perché oggi sarà, come al solito accade in questa ora di diretta insieme, oggi ci sarà la presenza del Signore che parlerà alla nostra vita. Lo ha fatto anche ieri e anche gli altri giorni, e siamo sicuri che ancora oggi costruirà, come amiamo dire, ancora con un nuovo mattone, costruirà e edificherà la nostra vita affinché la statura perfetta di Cristo possa essere identificata nella nostra vita. Sono Michele, vi parlo dagli studi di Parole di Vita. Oggi è venerdì 15 dicembre, siamo felici ancora una volta di presentarvi gli ospiti che abbiamo in collegamento con noi. Oggi abbiamo due ospiti, ma prima di iniziare vi introduco le attività che in questo momento si stanno svolgendo precisamente nella regione Lazio, ma lo facciamo fare attraverso un video, quindi chiedo alla regia di mandare l'RVM numero 1. Faith, Favour, Joyce, Precious e altre donne hanno lasciato la strada. Hanno scelto di avere la libertà. Hanno scelto la vera vita. Grazie al tuo contributo puoi permettere ad altre donne vittime della tratta, scopo di sfruttamento sessuale, di riacquistare la loro dignità. Sostieni Beth Shalom. Con la tua firma puoi contribuire a liberare Grace, Anita, Roxana e tante altre ancora. Oggi 15 ottobre, mi correggo, non 15 dicembre, abbiamo una giornata che apre un periodo particolare anche per la nostra Italia, ma continuiamo ad essere in preghiera affinché il Signore continui a benedire la sua Chiesa, benedica anche i nostri governanti, lo facciamo in obbedienza alla parola di Dio, e siamo sicuri che ogni circostanza, ogni situazione dal punto di vista cristiano possa essere affrontata sempre, solo e unicamente con l'aiuto di Dio per avere il successo. La campagna che abbiamo presentato è quella di 72 ore per Cristo, che in questo momento si trova con i propri volontari in Lazio, come vi dicevo. Ma vado subito ai collegamenti, e con noi in questa diretta abbiamo il pastore Gennaro Chiocca e Gianni e Veronica, Gianni Adamo e Veronica, in collegamento direttamente dal campo di missione. Pace e buongiorno a voi. Pace a voi. Pace.
Bene, do subito la linea ai volontari sul campo, e li vedo lì belli, insomma, al sole, ma fa freddo, ci dicevano prima, giusto per spiegarci che cosa sta accadendo, molto velocemente, che cosa sta accadendo in questi giorni appunto in Lazio e come vi muoverete nelle prossime ore e che chiese raggiungerete, così da dare anche indicazioni a quanti vorranno raggiungervi nei seminari. A voi la linea, Gianni e Veronica. Sì, siamo a Bracciano per questa campagna di 72 ore per Cristo. Ieri eravamo nella città di Viterbo, dove il camper è uscito per quelle strade. Questa sera, a Dio piacendo, saremo a Roma e anche domani saremo col camper in queste zone per portare l'Evangelo della Grazia, perché siamo convinti, sicuri, certi più che mai che l'Evangelo è l'unico mezzo affinché queste catene possano essere spezzate, le catene della prostituzione, questa piaga che interessa purtroppo quasi tutte le strade delle nostre città. Abbiamo iniziato ieri questa campagna, oggi è il secondo giorno, Dio ci sta aprendo delle porte. Pregate per noi affinché molti altri possano essere liberati dalla parola di Dio, dall'Evangelo. Mi sentono, eccolo. In quali chiese sarete, Gianni, in queste serate per seminari e culti, così che possono raggiungervi anche i fedeli della zona? Sì, questa sera saremo a Bracciano, nella chiesa di Bracciano, il culto sarà alle 19.30, domani anche saremo a Bracciano, ieri siamo stati nella chiesa di Viterbo. Bene, grazie, Dio continui a benedirvi. Gennaro, tutt'altro che ferma la campagna 72 ore, non si è mai fermata, sempre all'opera. Esattamente, ed è qualcosa che in qualche modo è andata ancora in modo più spedito, più veloce, perché in un momento come quello della pandemia abbiamo scoperto che i bisogni sono aumentati e se i bisogni aumentano la Chiesa deve aumentare la sua capacità di reazione. Amen. In base al bisogno che si manifesta. E quindi ieri ho lasciato questa equipe, come vedete, questi fratelli che sono baciati dal sole, sono meravigliosi, indietro a loro ce ne sono altri che in questo momento non si vedono. Ieri ero con loro, ma proprio prima di arrivare da loro siamo stati a Perugia, Assisi e Foligno. Quindi in qualche modo è come se ci fossero state due campagne di 72 ore e lì abbiamo potuto predicare il Vangelo. Poi ci siamo dati il cambio ieri a Viterbo, loro sono rimasti lì e come vedi loro sono molto 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 più fotoigienici di me. Noi li ringraziamo, vediamo che probabilmente c'è un problema con il loro collegamento, intanto quindi li ringraziamo e li lasciamo lavorare continuando a pregare per loro, intercedendo affinché il Signore accampi gli angeli e li metta sulla strada di quante donne stanno proprio aspettando l'aiuto da parte del Signore, perché noi sappiamo, Gennaro, anche con il racconto delle esperienze passate appunto su 72 ore, sappiamo che veramente c'è un incrocio della volontà di Dio con la disposizione dei volontari e il grido di aiuto di queste ragazze, che è un qualcosa di straordinario. Bene. Vero, verissimo, assolutamente. Il bisogno c'è, è grande e l'Italia continua ad avere questo triste primato per quanto riguarda lo sfruttamento della prostituzione sulle strade. Stiamo lavorando, c'è una grande sensibilità anche nelle chiese. Alleluia. Che stanno iniziando a manifestare il desiderio di maggiore pragmaticità nella predicazione
dell'Evangelo anche attraverso le opere della fede, e questo sta portando un buon riscontro, sta portando una buona risposta. Ovviamente maggiore è la sensibilità che si manifesta nelle chiese riguardo a questo tipo di predicazione del Vangelo, maggiore potrebbe essere la risposta a questi bisogni. Amen. In questa bellissima nazione che, come tu ben evidenziavi all'inizio del programma, si trova a vivere un momento storico molto molto difficile. E questa giornata, Gennaro, rappresenta un momento, diciamo, anche molto, diciamo, delicato. Stiamo attraversando le ore di partenza, diciamo, del nuovo decreto che prevede l'attuazione di Green Pass obbligatorio, poi la situazione anche di questa mostra che si apre al Quirinale, che vedrà protagonista paradossalmente la Porta dell'Inferno. Quindi non vogliamo unire le cose, però comunque da cristiani osserviamo questi avvenimenti un tantino, diciamo, preoccupati, un po', come dire, siamo di fronte ad una spietata, un tentativo, diciamo, abbastanza aperto, spietato, di attentare alle attenzioni cristiane, al popolo di Dio che vuole servirlo e quindi che deve, di fronte a queste cose, anche continuare a intensificare la preghiera per i nostri governanti. Cosa ci dici? Sì, è un giorno molto particolare questo qui, che, come tu giustamente hai sottolineato, stiamo osservando attentamente e vorrei dire anche scrupolosamente. La nostra preghiera per i governanti da sempre c'è stata nelle nostre chiese, ci sarà sempre, perché la Bibbia, la Scrittura, la parola di Dio ci invita a fare questo, e quindi non potremmo non farlo, assolutamente. Io conosco chiese che vivono in nazioni dove non c'è la libertà di predicare l'Evangelo e comunque pregano per i loro governanti. È chiaro ed è assolutamente evidente che queste cose, come la questione della cosiddetta porta, apertura della porta dell'inferno al Quirinale, attenta chiaramente alla cristianità in Italia, alla Chiesa. Non ci dimentichiamo, Michele, che c'è un mondo spirituale che si muove, un mondo spirituale tutt'altro, permettimi di usare questa parola, tutt'altro che culturale, semplicemente spirituale, che si muove, che lancia dei messaggi che in qualche modo si oppone in modo magari anche per il momento in modo indiretto alla predicazione dell'Evangelo e a quelli che sono i principi del Vangelo, principi che Dio ha stabilito affinché l'uomo sia veramente libero. È la verità in Cristo che ci rende libero. Ovviamente questo che io definisco in qualche modo attacco spirituale può avere un'unica risposta, che non è semplicemente osservare, vedere e magari alla fine decidere di pregare, che ovviamente è quello che faccio. La risposta adatta a tutto quello che sta avvenendo è una: che la Chiesa cerchi o ricerchi la pienezza dello Amen. Spirito. Amen. Soltanto una Chiesa piena e ripiena dello Spirito Santo avrà le armi, la visione, la via per combattere questo sistema di cose che in qualche modo sta cercando di
entrare nella vita delle persone in generale. La Chiesa spirituale di Cristo ne avverte il pericolo, ma d'altronde l'Apostolo Paolo ha detto che gli ultimi giorni sarebbero stati giorni difficili. Sì. La risposta a questi giorni difficili viene proprio da questa pienezza. Più i giorni saranno difficili, più bisogno c'è di cercare la pienezza. Perché la pienezza dello Spirito ci dà non solo la gioia che abbiamo conosciuto con la salvezza, ma ci dà il discernimento, ci dà l'intelligenza, ci dà la chiara visione, e anche la pienezza ci dà anche la forza e la determinazione per continuare a predicare l'Evangelo in un mondo che chiaramente si sta mettendo su una strada ben indicata dalla Bibbia negli ultimi tempi. Quindi nessuna paura, solo desiderio di ricevere pienezza. È probabile che nei giorni a venire bisognerà, per questa pienezza, per questa fedeltà, per questo desiderio di rimanere fermi nelle vie del Signore, ci sarà qualche prezzo forse da pagare, ma lo sappiamo molto bene che Gesù ci ha avvisato di non avere alcun timore, perché lo Spirito Santo sarebbe in ogni caso intervenuto in favore del suo popolo. Io ho proprio questa grande fiducia nell'opera dello Spirito Santo. È un'opera straordinaria, la vedo ogni giorno. Sono stato vinto da Dio per quest'opera, e questa vittoria di Dio sulla mia vita e sulla vita di tanti altri sarà la vittoria finale del suo popolo. Amen. Hai accennato già al nostro tema di oggi, ma prima di introdurci chiedo alla regia di mandare l'RVM2, che è un canto di introduzione molto molto adatto a quello che andremo appunto a dire, e sono sicuro che il pubblico a casa seguirà e si metterà in comunione con Dio, perché riceveremo sicuramente una benedizione specifica insieme questa mattina. RVM2. Tutto a Cristo io arrendo, tutto a Cristo il cuore do. Io da Lui solo dipendo, perché Egli mi sa. Male, d'ogni errore.
Cristo, io mi arrendo, mio Re, sogno. Gennaro. Meraviglioso. Dio mi ha vinto. Tutto parte da un arrendimento e da un messaggio che il Signore ti ha dato da dare alla Chiesa. Lo hai fatto domenica scorsa nella Chiesa di Lodi, ma oggi vogliamo ripetere e aggiungere, perché no, guidandoci, facendoci guidare dallo Spirito Santo, degli insegnamenti da estendere a tutta quanta la Chiesa italiana che è collegata con noi attraverso la televisione. E ti lascio la linea, sono sicuro che il Signore ti guiderà. Ma alleluia. È più facile adesso parlare dopo questa meravigliosa interpretazione di Falco, di Io mi arrendo, Signor. Credo che Dio mi ha vinto rappresenti un po' la benedizione a cui tutti dovremmo anelare. Si parla spesso di vincere nel nome del Signore, di vincere battaglie, situazioni, di vincere traguardi. È entrato un po' nel nostro vocabolario evangelico, no? Con la vittoria, e indubbiamente queste parole, queste espressioni dicono molto sulla condizione di vita cristiana che conduciamo. Fa piacere dichiarare la vittoria, e non solo dichiararla, ma anche viverla. Sono oramai tanti anni di fede e devo ammettere che per la grazia di Dio tante sono state le vittorie che hanno fatto beneficiare la mia vita personale innanzitutto, ministeriale e forse anche familiare, in qualche modo vorrei dire anche comunitaria, dal momento che reputo che la Chiesa sia la mia famiglia, insieme ovviamente con quei membri stretti della mia famiglia che il Signore mi ha dato. Ma dopo diversi anni di servizio al Signore, dopo diversi anni di fede, di sperimentazione della grazia di Dio, mi sono reso conto che una delle benedizioni migliori che ho potuto realizzare nella mia vita come servo del Signore, come umile servo del Signore, è proprio quello di essere stato vinto dalla volontà di Dio e quindi vinto da Dio. Noi siamo, dice l'Apostolo Paolo, più che vincitori, però è altrettanto vero che questa vittoria, il fatto che noi siamo più che vincitori, è un fatto che noi importante che noi abbiamo realizzato perché ad un certo punto la grazia di Dio ci ha presi, ci ha acquistati e quindi ci ha vinto. Io mi rendo conto, caro Michele, che
una delle migliori condizioni di benedizione che possiamo vivere. Sta proprio in questa arresa totale. Alleluia. Alla volontà di Dio e quindi al piano di Dio. Quando sei vinto da Dio, si apre la mente, si apre il cuore, si aprono gli occhi, perché quando sei vinto da Dio ti rendi conto che quello che dice l'Apostolo Paolo è una grande verità, ma è anche una grande esperienza. Non sono più io che vivo, ma è Cristo Alleluia. Che vive in me. Che per alcuni può sembrare un traguardo, come dire, di onori, no? Per alcuni può sembrare che dichiarare questa frase "non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me" può sembrare che si abbia raggiunto un'altezza rispetto agli altri di superiorità. E invece è tutt'altro che questo. Essere vinti da Dio significa far vivere la grazia di Dio nella tua vita ogni giorno, e non solo far vivere la grazia di Dio, ma far vivere anche lo Spirito Santo, le tue priorità si sciolgono in quelle che sono le priorità del regno di Dio. Amen. Senza alcun sacrificio. Tu non soffri perché metti da parte le tue priorità e quindi con sacrificio dai seguito alla volontà di Dio. In realtà essere vinti da Dio significa che quelle che un tempo erano le tue priorità sembrano non avere più alcun senso rispetto a quelle che sono le priorità di Dio, del suo regno e quindi di quel regno glorioso che intende renderti uno strumento per se stesso, quindi parlando del regno di Dio. Quindi essere vinti da Dio è essere, in altri termini, anche se la parola è piuttosto forte, ma è comprensibile da un testo paolino, essere vinti da Dio significa essere diventati prigionieri di Cristo. Are you struggling to conceive? You have options, and at Piedmont Reproductive Endocrinology Group, we'll make sure you have the guidance and support you need. PREG is known for individualized fertility care that's unique to every patient. We take the time to provide a reassuring and empowering experience because we believe that you deserve nothing less. Let us help you on your journey to parenthood. Visit us at pregonline.com to learn more. Get the guidance and support you need at Piedmont Reproductive Endocrinology Group. Hey guys, it is Ryan. I'm not sure if you know this about me, but I'm a bit of a fun fanatic when I can. I like to work, but I like fun too. It's a thing. And now the truth is out there. I can tell you about my favorite place to have fun. Chumba Casino. They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week. You can play for free anytime, anywhere. And each day brings a new chance to collect daily bonuses. So join me in the fun. Sign up now at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW. Void where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Con alcuni miei collaboratori, scherzando un po' qualche settimana fa, proprio dopo quello che avevamo detto, avevamo meditato sul testo Dio mi ha vinto, sulla predicazione Dio mi ha vinto, con alcuni predicatori ci siamo interfacciati il giorno dopo e abbiamo detto inizia a risultare strano quella predicazione che per anni abbiamo fatto ai non convertiti, chiaramente è una battuta che sto facendo, quando diciamo che Dio accetta Gesù, che il Signore ti libera. Bene, noi siamo arrivati a un punto che il Signore non ci ha liberato, ma ci ha imprigionato.
Siamo prigionieri della speranza in Cristo, siamo prigionieri di questa meravigliosa grazia, siamo prigionieri del piano di Dio. È meraviglioso questo essere prigionieri. Quindi essere vinti da Dio significa semplicemente e fortemente lasciare che il Signore prenda pieno possesso della tua vita ordinaria, non solo cultuale, ma ordinaria. Quindi non si tratta semplicemente di dare la vita a Dio, essere vinti durante un appello, o semplicemente durante un culto, un bell'incontro, ma essere vinti da Dio significa vivere le proprie giornate alla dipendenza dello Spirito Santo, che nella sua grandezza ti provvede anche le cose di cui tu hai umanamente bisogno, perché colui che ci ha chiamati a servirlo pienamente sa che siamo fatti anche di corpo, non siamo fatti solo di anima e di spirito, e sa che questo corpo è soggetto a delle necessità e a dei bisogni. Ma questo non significa che quando si manifestano dei bisogni o delle necessità che cade la resa a Dio. Assolutamente. Dio è così potente, è così grande, che è in grado di renderti dipendente da Lui in ogni modo, e vorrei dire anche in ogni luogo, perché la grazia di Dio non dipende da un luogo, non dipende da una circostanza, non dipende dalle condizioni buone, favorevoli o meno favorevoli in cui noi ci possiamo trovare. L'apostolo Paolo era stato vinto da Dio nei momenti buoni, nei momenti in cui ha visto l'opera di Dio crescere, ma è stato vinto da Dio anche quando è stato lapidato, quando ha subito il naufragio, quando si è trovato a riscaldarsi davanti al fuoco sull'isola di Malta. La sua vita è stata una vita arresa completamente al Signore. È la più grande benedizione che Paolo può aver sperimentato, è stata proprio questo: non sono più io che vivo, ma Cristo vive in me. Cioè, Dio mi ha vinto e sono contento di essere stato vinto dal Signore. È bello sentire parlare, diciamo, della chiamata di Dio in un modo così determinato, netto e, diciamo, anche imponente, come si presenta così imponente agli uomini, a noi. E un po' cozza, Gennaro, ascoltavo quello che dicevi prima quando facevi la battuta che Dio ti rende libero. In realtà mette in evidenza il nostro continuo legame all'umanesimo, che prende sempre inconsapevolmente un grande posto all'interno dei nostri discorsi evangelistici, all'interno delle nostre predicazioni. Spesso non ce ne accorgiamo, ma l'umanesimo prende sempre la tendenza a mettere la carne in un certo comfort, anche a patto di scendere a compromessi con la predicazione, che invece parla molto sempre chiaramente. La croce ci parla di rinuncia. E mi è anche venuto in mente quando domenica hai fatto riferimento ai semi. Noi siamo dei semi piantati, ma spesso in un terreno fertilizzato dall'umanesimo. Come credi sia giusto approcciarsi a questo discorso, e come credi quali siano le armi con cui possiamo difenderci dall'umanesimo nelle nostre scelte spirituali?
anche facendo riferimento alle tante figure bibliche che hai messo in evidenza appunto domenica scorsa. Ma allora, guarda, l'umanesimo potrebbe essere un grande pericolo per la fede che i cristiani sono chiamati a vivere. E talvolta, tu hai detto bene, troviamo dei semi che sono piantati nel terreno dell'umanesimo, o quantomeno in un terreno forse concimato dall'umanesimo. Come combattere questa, io la definisco così, filosofia spirituale, che talvolta si esprime in un modo anche carino, si esprime a volte in un modo, fammelo dire da me, sociale o eccessivamente sociale. Come combattere? Non dobbiamo perdere di vista la guida che ci viene data dalla scrittura, dalla parola di Dio. Il rischio più alto che il terreno delle nostre chiese venga concimato dall'umanesimo è quando aggiungiamo alla scrittura nozioni, regole, forse anche insegnamenti, e che queste cose diventano il timone oltre la scrittura, o in qualche modo proviamo a fare in modo che queste cose si sposino in modo forzato, no? Con la scrittura. Voglio dirvi e dirti e dire a chi ci ascolta che tutto passerà, anche questo nuovo umanesimo, che è pericoloso perché aggiunge alla Chiesa, ai credenti, ma toglie anche, aggiunge nozioni, aggiunge informazione, aggiunge forse in qualche modo anche esperienza sul campo, ma toglie la pienezza che viene dalla scrittura, toglie la forza che viene dalla scrittura. E quindi è necessario che un acuto discernimento ci aiuti a guidare le chiese, a guidare i credenti, a guidare il popolo di Dio. Non è la scrittura che deve sottomettersi a queste cose, ma sono queste cose che eventualmente si devono sottomettere alla scrittura, perché tutto passerà. La sua parola rimarrà in eterno. E quindi il pericolo di questo umanesimo è che prenda il posto della scrittura, magari non in modo forzato, non in modo magari pubblico, chiaro, ma anche con sotterfugi a volte, rischiando, per esempio, l'umanesimo tipo potrebbe portare ad un eccesso di interpretazione nella scrittura, allontanandoti dalla verità, un eccesso di contestualizzazione dei fatti avvenuti nella scrittura, portandoti lontano da quella che è l'esperienza viva attuale della stessa scrittura nella tua vita. Faccio un esempio, e questo potrebbe essere un esempio assolutamente importante per noi oggi, quello di non avvicinarsi alla scrittura semplicemente andando ad indagare sui fatti che sono avvenuti in quel tempo, ma avvicinarsi alla scrittura
come il libro eterno, la parola di Dio, che mi permette di essere cambiato e trasformato. Alleluia. Mi permette di conoscere i fatti che sono avvenuti in quel tempo, ma ricordandomi che i fatti che sono avvenuti in quel tempo, per effetto del soffio di Dio sulla scrittura, sono in grado di agire ancora oggi nella mia vita e nella vita di tutti Alleluia. I credenti e Alleluia. Nella vita anche Alleluia. Dei peccatori che si avvicinano alla parola. È l'unico libro questo, chiaramente tra virgolette, è l'unico libro questo che produce la fede Alleluia. Nel cuore. La fede viene dall'udire la parola di Dio. E quindi è l'unico libro questo. Se tu ti avvicini alla Sacra Scrittura con onestà, sincerità, il tuo cuore percepisce la potenza, la validità di questi scritti. Vi ricordate sicuramente dei due discepoli di Emmaus che stavano morendo su questa strada mentre scendevano verso Emmaus. E poi Gesù si avvicina e inizia a parlare, no? Di Mosè, dei profeti, e i due discepoli di Emmaus stesso testimoniano che il cuore si accende. Amen. Inizia ad ardere. Perché inizia ad ardere? Perché quell'insegnamento di Gesù, quella predicazione di Gesù, quel ritorno alla scrittura di Gesù per i discepoli di Emmaus non aveva umanesimo, aveva la verità che li rendeva liberi. Amen. Alleluia. E quindi in un contesto così difficile, e io direi anche non solo filosofico, ma anche spirituale, perché questo deve essere chiaro, Michele. Ci sono delle forze spirituali nell'aria che stanno agendo contro la Chiesa di Cristo, probabilmente a partire proprio dall'Italia, che è la culla del cristianesimo. Voglio comunque ricordare, l'ho già ricordato credo due settimane fa, voglio ricordare che comunque l'Italia è una nazione probabilmente che sarà sempre attaccata in senso spirituale, perché comunque le sue radici sono nel Nuovo Testamento. Noi non abbiamo radici di un secolo fa, di due secoli fa, come alcuni ci vogliono far intendere. Le nostre radici sono nel Nuovo Testamento. Se tu apri il libro degli Atti degli Apostoli, scopri che l'Apostolo Paolo, nei suoi ultimi viaggi missionari, è passato da Siracusa, da Reggio, è passato da Pozzuoli. Esatto. E quindi quando io leggo quelle cose mi sento fortemente legato nella radice al Nuovo Testamento. E quindi è chiaro che uno degli attacchi che può essere mosso è proprio verso l'Italia, o come ben vediamo verso Israele, no? Che è il punto di inizio di ogni cosa e quindi del piano di Dio. Con questo non voglio dire che l'Italia è un popolo prediletto, assolutamente, ma comunque resta il popolo dello sviluppo Amen. Missionario, meglio la terra dello sviluppo sì. missionario del Nuovo Testamento. E quindi ovviamente questa porta dell'inferno che hanno deciso di piazzare a Roma avrà, probabilmente alcuni diranno che avrà un significato culturale, forse artistico. Loro sanno, esatto, però sono estremamente sicuro che dietro le quinte c'è tutt'altro, dietro le quinte, perché parlare dell'inferno, di Satana, dell'occultismo, della stregoneria che avanza, non c'è niente di culturale, ma c'è molto di spirituale. Quindi siamo in lotta, siamo in battaglia,
voglio però rassicurare tutti che, questo lo dice il libro per eccellenza, la Bibbia, che alla fine vinceranno i redenti in Cristo. Quindi alleluia. La storia è scritta. Per quanto possa sembrare difficile quello che vediamo, il traguardo lo taglieremo noi come santi del Signore. Non voglio essere banale, ma c'è esplicitamente scritto che le porte dell'inferno non la vinceranno. Quindi casualmente parliamo della porta dell'inferno rappresentata appunto esatto. qui. Quindi, esatto, esatto. La chiesa di... E poi questa frase l'ha detta Gesù. Gesù, quindi... Matteo. Alleluia. Il capo dell'esercito, il capo vivente. Alleluia. E Gesù Alleluia. Conosce anche i tempi che saremo chiamati a vivere, però... Lui stesso ci ha tranquillizzato di non preoccuparci, perché nel momento in cui avremo bisogno, lo Spirito Santo interverrà. Alleluia. E ci metterà le parole Alleluia. Che dovremo dire. Gesù è il sommo esempio. Resta per noi lì alla croce l'esempio perfetto della rinuncia e nella sua risurrezione resta l'esempio perfetto della rigenerazione del credente. Tutti noi abbiamo attraversato un momento in cui abbiamo dovuto mettere alla croce il nostro io. E questo discorso sposa benissimo con la battaglia che il cristiano ogni giorno è chiamato a fare con se stessi, affinché Dio possa vincere. Prima di proseguire, questa era l'introduzione per il nostro prossimo RVM. RVM 3, grazie.
Erano le nostre malattie che egli portava. Erano i nostri dolori, quelli di cui si era caricato. Egli è stato trafitto a causa delle nostre trasgressioni, stroncato a causa delle nostre iniquità. Il castigo per cui oggi abbiamo pace è caduto su di lui, e mediante le sue lividure noi siamo stati guariti. Ha portato i peccati di molti, ha interceduto per i colpevoli, e dopo aver dato la sua vita in sacrificio per il peccato, egli vedrà una discendenza. Gesù era lì con lo sguardo verso il cielo. Padre mio, salutiamo, approfitto per salutare i nostri amici Gabriele Di Lena di MV Label e poi anche Giuseppe Scarfiglieri con Falco all'inizio con il canto di apertura. Era lì, è riferito al nostro straordinario Gesù Cristo, e in quel versetto citato all'interno del canto abbiamo anche ascoltato e letto che siamo la discendenza, straordinaria realtà che il Signore Gesù ci consente di vivere. In chiusura, Gennaro, ti chiedo proprio questo: ma un cristiano che si fa vincere da Dio sta vincendo veramente, sta perdendo, sta in realtà vincendo veramente? E come qualcuno ha detto, quando con Dio perdiamo, allora abbiamo vinto. Alleluia. Perché essere, il paradosso è questo. Alleluia. È che essere vinti da Dio non significa essere sconfitti. Alleluia. Essere vinti da Dio significa diventare vincitori. È qualcosa che forse la lingua italiana non può comprendere, che non può comprendere nessuna lingua di questa terra. Ma essere vinti da Dio ci rende vincitori. Amen. In cielo capiremo il senso di questa grande, tra virgolette, sconfitta. Alleluia. Capiremo il senso di questa grande vittoria che è proprio nella resa totale alla volontà di Dio. Alleluia. È la più grande benedizione che puoi desiderare. È questa. Grazie, grazie Gennaro per questa diretta che ci hai concesso, grazie per aver dedicato il tempo, e ringraziamo il Signore anche per come ci ha ancora una volta benedetto, parlato in questa mattina, per affrontare in tutta Italia i cristiani affronteranno un weekend nel quale probabilmente si intensificheranno le attività ecclesiastiche di evangelizzazione. La domenica è il nostro giorno dedicato al Signore. Siamo adesso sufficientemente carichi per affrontare un weekend di benedizione alla presenza del Signore. Quindi ringraziamo il Signore per questa opportunità. Grazie di vero cuore, Gennaro. Grazie a te, Michele. È sempre un piacere trascorrere del tempo con voi. Noi anticipiamo che avremo altre dirette, anche la prossima settimana ci sarà una nuova diretta con una storia proprio da Beth Shalom, ma non vi annuncio nulla, lo faremo attraverso le locandine ufficiali. Intanto ti ringraziamo e preghiamo che il Signore continui a benedire l'attività di Beth Shalom e, come abbiamo detto in apertura, 72 ore per Cristo. Ringraziamo anche voi, cari amici, che ci avete seguito. È stato davvero bello passare questa ora insieme in diretta alla presenza del Signore. Abbiamo avvertito
la presenza del Signore, perché quando contempliamo la persona di Gesù Cristo e quando contempliamo anche, perché no, la nostra vita, la sua presenza di fronte al suo esempio perfetto, e riceviamo la fede giusta per attivarci nelle scelte di rinuncia e di sottomissione all'Eterno, noi viviamo il posto più bello che si possa vivere qui sulla terra, nonostante le difficoltà. Abbiamo detto in apertura che questa è una giornata veramente difficile da gestire, da affrontare, che apre un periodo difficile, ma allo stesso tempo ci siamo riservati alla presenza del Signore dei momenti di benedizione. Vi ringraziamo, vi diamo a Dio piacendo appuntamento a lunedì per una nuova diretta qui a Review sul vostro canale cristiano Parole di Vita, e non mi resta che augurarvi un Dio vi benedica. Hai ascoltato Review? Continua a seguirci sui nostri canali social o sul sito www.paroledivita.org. Judy was boring. Hello. Then Judy discovered chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. It is Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper, a woohooer, a hand clapper, a high fiver? I kind of like the high five, but if you want to hone in on those winning moves, check out Chumba Casino. At chumbacasino.com, choose from hundreds of social casino style games for your chance to redeem serious cash prizes. There are new game releases weekly, plus free daily bonuses. So don't wait. Start having the most fun ever at chumbacasino.com. No purchase necessary. VGW Group. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.